Eccoci in diretta. Tiresia è tornato, anzi, per la precisione, figli di Tiresia, perché questo format particolare che era previsto all'interno del festival di teatro transmediale Tiresia è rimasto, è l'unico che abbiamo, che siamo riusciti a recuperare, e appunto evocando la parola transmediale, gli appuntamenti critici che dovevano avvenire dal vivo, magari sorseggiando un bel aperitivo per fare una chiacchierata insieme, avvengono in live streaming dalla pagina di Calabresi Tema Riuniti. E devo subito ringraziare il Laboratorio Macerata Teatro, perché è grazie ragazzi al Laboratorio Macerata Teatro che siamo riusciti a recuperare questi appuntamenti critici esattamente come li avevamo previsti. Allora ricordiamolo bene, vedete già in collegamento, rendiamoli un po' più grandi così si vedono anche bene i nomi. Alessandra Pennesi del Laboratorio Macerata Teatro, come stai Ale? Tutto ok? Sì, sì, tutto a posto, tutto bene. E il nostro relatore è Andrea Ferroni. Stai bene? Ciao, benissimo. Allora, relatore, il nostro spettacolo doveva mettere in scena qualche cosa di abbastanza sperimentale di Muta Imago, un gruppo che per chi conosce il teatro indipendente è molto figo, e ci sarebbe stata una sorta di narrazione teatrale di un capolavoro di Civer, che è Il Nuotatore, dove avviene un viaggio abbastanza strano, perché non è così lungo questo viaggio, e avviene tra piscine, cioè il protagonista si muove da un parte a un altro delle piscine fino a raggiungere casa, ed è un viaggio strano e particolare. Non voglio neanche parlarne troppo, perché noi vogliamo recuperare questo spettacolo di Muta Imago, questo ibrido tra cinema, teatro e letteratura. Ma l'appuntamento critico che dovevamo svolgere con Andrea Ferroni sul viaggio, il viaggio che cambia le persone, che sia un viaggio verso una sorta di insensatezza, come quello di Civer, o verso la sensatezza, cioè qualcosa che ci raggiunge e ci svela una realtà, e noi cambiamo perché ci rendiamo con quella realtà diversi. Ecco, su questo noi fondiamo il nostro percorso di oggi, e per rompere un po' gli schemi lancio subito la domanda a chi ci sta guardando: avete un film, un libro che vi è piaciuto particolarmente, dove c'era di mezzo il viaggio? Ce ne sono tanti, no, di film tipo quelli on the road, appunto, dove c'è un viaggio che crea una serie di avvenimenti e i protagonisti di questo viaggio quindi cambiano per via di questi avvenimenti, sono diversi da come sono partiti, sono diversi rispetto a quando sono arrivati, ok? Diteci qual è il vostro film, il vostro libro che vi ha colpito, in cui c'è un viaggio che ci trasforma. E per rompere ancora di più gli schemi, mentre voi scrivete sui commenti il libro e il film che tanto vi è piaciuto, descrivendoci anche che tipo di cambiamento è avvenuto, perché può darsi pure che non l'abbiamo visto questo film o non abbiamo letto il libro, per rompere ancora più gli schemi, non facciamo partire il nostro relatore Andrea Ferroni della Scuola Popolare di Filosofia, ma Alessandra, che è la più giovane dei nostri tre protagonisti stasera. Quanti anni hai, Alessandra? 24 ancora. E allora chiedo subito a te, che sei giovane, nel viaggio che stiamo compiendo come società, gli italiani, no? Dalla loro tradizione rurale, contadina, al consumismo, all'era digitale, come stanno cambiando? Tu come sarai e come vedi la società nel nostro futuro? Allora, grazie per aver rivolto a me l'onere di dover rispondere a questa domanda. Io ovviamente non ho una risposta, posso fare un'ipotesi, posso cercare di immaginare un ipotetico futuro, però una riflessione che mi è venuta abbastanza spontanea in questi giorni, e probabilmente non sono stata neanche l'unica ad averla, è stata che probabilmente gli ultimi mesi, le ultime settimane ci abbiano in qualche modo dato un frangente, un riflesso di quello che potrebbe essere un ipotetico futuro nell'era della digitalizzazione. Io immagino appunto che da qui a 25-50 anni appunto tutto il mondo sarà molto più digitalizzato, molti servizi saranno disponibili su piattaforme online,
quindi credo che appunto vedendo le nostre esperienze o i nostri comportamenti, rileggendoli in quello che è successo appunto nelle ultime settimane, possiamo un po' vedere e prevedere quello che sarà poi il futuro. E quindi da una parte uno stile di vita che è rivolto a, ad avere molte comodità, nel senso che ogni tipo di servizio è disponibile a casa propria. E dall'altra vedo anche un po' il rischio dell'isolamento sociale, proprio perché ognuno si sente circoscritto dagli altri in quanto può ottenere qualsiasi tipo di beneficio, qualsiasi tipo di servizio senza spostarsi. E quindi niente, la mia riflessione va anche un po' a questo binomio fra la comodità di avere tutto così facilmente a portata di mano e la possibilità poi di isolarsi ancora di più e di creare una società formata soltanto da singole unità, da singoli individui in cui si perde un po' il senso della comunità. Ale, tutto ciò che hai detto mi ha fatto venire in mente già un film. L'avete visto, Wall-E? No, ne ho sentito parlare ma non l'ho visto. Molto carino, dove vediamo l'umanità ormai obesa perché grazie alle comodità non fa più niente e si fa servire dalla tecnologia 24 ore su 24. Andrea, adesso la palla passa a te. Che ne dici della proiezione di Alessandra e qual è la tua da filosofo? Da filosofo no, dai, da un tizio che ha una certa sensibilità filosofica, ma filosofo è troppo. E dunque, la filosofia, a proposito, difficilmente riesce a fare previsioni, quella forse la scienza. La filosofia, diceva un filosofo che vi sconsiglio di leggere, cioè Hegel, parte quando tutto quanto finisce, no? Quindi è una riflessione su ciò che c'è stato e ciò che c'è al limite. E quindi forse la cosa più sensata che mi viene da pensare, per quanto riguarda il futuro, è vedere che cosa è stato il passato. Filosofia diceva un... Ho sentito un attimo di ritorno in cuffia, come si suol dire. E, diciamo che tendenzialmente i sentimenti umani sono sempre stati gli stessi. E quindi potrebbe cambiare qualsiasi tipo di scenario, il mondo può cambiare, ma i sentimenti rimangono. E questo potrebbe essere una prima riflessione. Quindi unendo questa cosa al fatto che l'essere umano è capacissimo di adattarsi, ma lo vediamo anche noi, no? Magari pensavamo che non saremmo mai riusciti a fare una certa cosa in un certo ambiente, poi standoci un po', siamo riusciti ad adattarci benissimo. Quindi probabilmente ci adatteremo a quello che sarà il futuro e ritorneranno, come sempre, gli stessi sentimenti che hanno o fatto gioire, o fatto intristire, o fatto disperare l'umanità negli altri secoli. Ora, non vorrei essere stato troppo generico, perché ovviamente tutto questo si dà se ci sarà un futuro, perché c'è anche la possibilità che il futuro non ci sarà, visto che è bastato un piccolo virus a sconvolgere l'umanità, no? Ci potrebbero essere tantissime altre catastrofi, proprio perché siamo ospiti di un ambiente di cui probabilmente non sappiamo nulla o non sappiamo granché, e comunque non lo trattiamo come andrebbe trattato, e quindi non si sa nemmeno se ci sarà un futuro, ecco. Però diciamo, facciamo finta che ci sarà un futuro. E l'altra cosa da considerare è che non saremo più sconnessi dal resto del mondo, che tra l'altro sta aumentando la popolazione in modo vertiginoso. Quindi credo che se non ci sarà una redistribuzione, diciamo così, delle ricchezze, si andrà verso un disastro totale. Non so se sono stato troppo pessimista, però ha detto. Nell'ultima parte direi di sì, però vediamo con i commenti se le cose cambiano. Ale, passa a te la palla perché è arrivato un primo commento. Allora, d'accordo, un attimo che lo leggo per tutti. Allora, nel futuro non si sarà velocizzati ma istantanei. Le notizie arriveranno semplicemente nei nostri cervelli e per contattare una persona ci basterà pensare di volerla contattare. Un mondo ancora più frenetico, non esisterà più la noia ma solo produttività. Ah, e poi abbiamo Roberta Pungillo che dice:
ci consiglia un film, ci suggerisce un film, Non è mai troppo tardi, con Morgan Freeman e Jack Nicholson. Allora, questo film me lo ricordo, perché mi sembra che i due avessero una sorta di tempo, una scadenza abbastanza avanti con l'età, entrambi con una diagnosi che insomma gli dava poco tempo, e quindi vivevano con grande intensità ogni minuto che rimanevano. Però sai che non mi ricordo, Roberta, per favore scrivi, come li cambiava questa cosa? In che modo li aveva resi diversi? Ecco, questo fatico a ricordarmelo. Mi ricordo il plot, ma non mi ricordo bene che cosa succede. E Andrea, l'altro era molto... ah, aspetta, c'è un altro commento. Ferroni, sei troppo ottimista. Andrea, però noi vogliamo che ci commenti il commento di Massimiliano. Cioè... esatto, lo stai leggendo, no? Che la noia non esiste, sì, si sarà istantanei e va bene, le notizie arriveranno nei nostri cervelli, non ci basterà pensare, quindi è come se, diciamo così, non avessimo più il tempo di fermarci. Questo potrebbe essere anche una cosa interessante, perché c'è anche uno psichiatra morto non molto tempo fa, Oliver Sacks, di cui ho letto vari racconti, adesso non mi ricordo il titolo, non so perché, Ogni cosa al suo posto, stava dicendo proprio questo, che il fatto che tutto è troppo velocizzato ci impedirà di avere quello spazio di noia che nell'umanità ha consentito, non so, le scoperte, il desiderio di evadere, di andare da un'altra parte, ma anche la semplice capacità di gustarsi un tramonto, oppure di andare a scappare di casa per raggiungere la persona amata. Ecco, se non avremo più il tempo di annoiarci, non sapremo più come riempire la noia, no? Sacks diceva proprio questa cosa, senza la noia non avremo più stimoli, come dire, per fare quel balzo verso... non solo le scoperte scientifiche, che ovviamente a lui stavano a cuore, o le scoperte, insomma, o l'analisi della psiche, ma nemmeno veramente quello spazio per creare, per l'arte, e per l'amore, alla fine. Questo potrebbe essere un qualcosa. D'altra parte, non credo che la noia, un sentimento piuttosto radicato, diciamo così, visto che ce lo portiamo dietro come... per citare un altro libro di Moravia, insomma, dal secolo scorso, come quasi un bagaglio collettivo, non credo che la noia possa del tutto abbandonarci. Magari potrebbe essere la noia una noia diversa, non quella produttiva che ci fa fare un salto verso qualcosa che non conosciamo o verso la realizzazione di un desiderio, ma una noia che ci lascia soli con noi stessi, e in questo caso ci potrebbe anche far scoprire che la vita non ha tanto senso, ecco. Questo sarebbe un bel problema. Bene. Ma allora, posso... Vai Ale, volevo rinunciare solo un attimo la quest che abbiamo lanciato già all'inizio. Mettete nei commenti un libro, un film che vi ha colpito perché c'è un viaggio e un cambiamento da parte dei protagonisti di questo viaggio. Vai Ale. D'accordo, no, adesso visto che parlavamo di noia, allora mi chiedevo, dato che anche nel titolo di questo intervento si parlava di valori e di perdita di valori, mi chiedevo quali secondo lei sono i valori che in qualche modo l'uomo o l'umanità in senso lato deve cercare di portarsi dietro in questo processo che lo porterà ad un progresso fino all'estremo e che rischia quasi di diventare disumanizzazione. Quindi, diciamo, con il rischio della disumanizzazione, quali sono i valori che in realtà dovremmo cercare di ancorarci? Ah, interessante. Quali valori sono sempre verdi? Aspetta, Andrea, prima di rispondere. Anche perché mi ha dato del lei, quindi mi sono un po'... Infatti stavo per dire ad Ale, non lo offendere più il nostro maestro di filosofia, devi dare... Anche maestro. Devi dare del buono. Sì. Allora, mi metto in gigante perché
c'è la spiegazione che avevo chiesto a Roberta. Allora, i protagonisti riscoprono la bellezza della vita e capiscono quanto hanno perso a causa del continuo lavoro e dei limiti autoimposti. Riescono a fare molte esperienze che hanno sempre sognato di fare, ma hanno rimandato per pigrizia, per impegni, per altro. Ok, questo si riannoda molto bene a quanto stava dicendo Andrea sul rischio di rimanere incastrati in una produttività continua. E io ci aggiungerei anche una distrazione continua, perché nel momento in cui non produci, hai mille possibilità di intrattenimento, di wow, di emozioni fatte attraverso l'intrattenimento, i videogiochi, i film, le serie, in tutte le esperienze digitali che adesso abbiamo a disposizione. Quindi, la domanda di Alessandro è interessante. C'è qualche valore a cui ci possiamo appigliare? Ma è una domanda che fate a me, quindi, Vuoi che rispondiamo noi? No, nel senso che la questione dei valori è una questione veramente enorme ed è ormai, direi, personale. È una questione personale perché purtroppo più di un secolo fa un certo filosofone che a me piace particolarmente, che si chiama Nietzsche, ha constatato la fine di ogni valore. E lui la sintetizzava, no, con la famosa frase della morte di Dio. E quindi, essendo morti tutti i valori, diciamo che da lì in poi è stata denominata l'epoca del nichilismo. Il nichilismo si è affacciato sul Novecento e l'ha pervaso ed è tuttora oggi ben presente, anche se riempito, come diceva Paolo, forse all'inizio dal consumismo o dalla velocità in generale, possiamo dire così. Però rimane la questione di fondo, i valori non ci sono più. Quindi che cosa si può fare? Non si può fare altro che prenderne atto. E per prenderne atto ci vuole un sacco di forza. Un sacco di forza è dire non mi posso più appigliare a una cosa che già c'è. E non posso più appigliarmi a Dio, diceva Nietzsche. Non posso più appigliarmi, non so, alle utopie socialiste, alla politica comunque in generale. Non posso neanche appigliarmi all'arte perché potrebbe essere una semplice distrazione. Non posso appigliarmi a niente. Cosa rimane? Rimango io. E la mia capacità di accettare che non esistano valori. Ma questo non significa che io non le posso creare. Dopodiché la creazione dei valori potrebbe essere un discorso interessante, ma ci vuole prima una grande capacità di camminare su una corda sospesa in un abisso, e non ce l'hanno in tanti. E quindi temo che, al di là del fatto che il pensiero di Nietzsche sia attualissimo, temo che ci riempiremo il vuoto con tanti altri dei. Me ne viene in mente uno, quello della natura, l'armonia della natura, no? Ce ne sono tanti adesso che dicono il virus è venuto e perché ci sta lanciando un messaggio, la natura ci sta lanciando un messaggio perché non rispettiamo la sua armonia. Anche questo è inventato, nel senso è un appigliarsi a un'armonia della natura che probabilmente non c'è, basta pensare ai terremoti, agli asteroidi che tra un po' arriveranno, no? Questo sempre per essere ottimista. Però no, è per dire che non ci sono valori a cui appigliarsi e quindi dobbiamo crearceli. Come? Adesso qui mica posso dire tutto io, insomma, no? Visto che non puoi dire tutto tu, posso anche essere in disaccordo? Perché dici che valori non ci sono se comunque abbiamo dei gruppi che fanno resistenza intorno a questi valori? Non si può non dire che non ci siano persone che siano religiose, non si può non dire che non ci siano persone solidali, e queste persone fanno gruppo e creano movimento, perché allora non sono utili? No, io a parte che non ho detto che non sono utili, per carità, però penso che si noti, anche leggendo, insomma, come era la società anche solo 100 anni fa, una grande differenza rispetto alla religiosità della società di allora e la religiosità di oggi. Cioè non è una questione che è sbagliato credere in Dio, non, intendiamoci, è constatare il fatto che nessuno crede più in Dio. Cioè, oppure ci credono pochi gruppi organizzati anche bene, e per carità, benemeriti, questo non c'è dubbio, però voglio dire, non è più un valore fondante per l'umanità perché la gente non ci crede più. Oppure se ci crede in un modo totalmente superficiale che non serve probabilmente nemmeno a loro che ci credono, che dicono di crederci.
capito? È in questo senso, nel senso che non ci sono più valori, no? Nel senso che bisogna abbandonarli, nel senso che di fatto li abbiamo già abbandonati, si vede, no? L'umanità, forse resistono alcune società, non so, la società islamica è ancora a un livello di fede nella divinità che noi abbiamo abbandonato, penso, dai primi dell'Ottocento, ma sicuramente dal Novecento. In questo senso non è che era sbagliato, intendiamoci, i valori sono tutti buoni, purché siano, come dire, un attimo decostruiti, si direbbe a livello filosofico, cioè analizzati bene, ma un attimo, perché ci credo? Ma sarà proprio vero? Dopodiché, se io ho fatto un'analisi seria, cioè se ho superato il nichilismo e continuo a ritenere valido quel valore, per carità, ha superato una buona prova e vale di più in questo senso. Quindi non era un invito a buttare giù tutto, ma era cioè Nietzsche non butta giù niente, Nietzsche constata il fatto che non c'è più niente, è ben diverso. Ok, allora, ripeto per tutti quelli che ci stanno guardando, mettete sui commenti libri, film in cui c'è un viaggio e una trasformazione. Andrea ha già preso, come dire, una china abbastanza negativa, pessimista, perché sai, non tanto sul fatto della constatazione della fine dei valori, ok? Quindi la tua adesione alla filosofia nicciana, ma più che altro sul fatto, lo vedo anche, che tu stai praticamente vedendo un'opportunità ancora esistente nei percorsi individuali di comprensione e non nei percorsi sociali, cioè non vedi possibilità che le istituzioni, la società crei invece percorsi utili a renderci di nuovo felici? No, no, è sempre per me la domanda, io parlo se mi fai questa domanda. No, assolutamente, anzi, però diciamo che se non parte da sé, no, la distruzione e la ricostruzione, poi non posso aggregarmi con un minimo di radice. Quindi, per carità, ben venga il cosiddetto bene comune, diciamo così, ma se non parte dalla consapevolezza di quello che è il bene o il valore per me, cosa vado a costruire con gli altri? Probabilmente in quel caso diventa una fuga, di nuovo, dal Dio che è morto, no? Cioè io vado a cercare nella costruzione con gli altri un ideale che non mi fa pensare al fatto che gli ideali non ci sono più. Allora, un attimo, prima devo accettare questo fatto, che gli ideali me li devo costruire io, e nel senso che li devo riconoscere come veri assolutamente per me. Dopodiché li vado a condividere, perché certo, l'uomo è un essere sociale, è un animale politico, quindi assolutamente fondamentale questa condivisione dei valori e costruzione insieme di qualche cosa a partire da valori condivisi, ma devono essere valori vissuti dall'individuo, perché altrimenti è un modo di stare insieme che tra l'altro non fonda neanche in modo saldo la comunità, e dopo alla fine finisce che ognuno va per sé, oppure che ci sono le crisi e quindi le società si disgregano. Allora Ale, vorrei lasciarti commentare, però prendiamo anche un commento al volo di Claudio Ortensi. Sì, certo. Non facciamo diventare il rispetto per la natura come una specie di moda o di neoreligione. Esatto, sono d'accordissimo. E Ale, che ne pensi? Vai. No, beh, io in realtà riflettendo su quello che avevi, adesso ti do del tu, avevi detto prima sul fatto che non esiste un'armonia della natura, io mi sono chiesta, ma non esiste realmente un'armonia nella natura o è soltanto l'uomo che agisce come elemento discordante in questa armonia e non riesce ad inserirsi all'interno di questo ciclo? Perché io l'ho sempre più vista nel secondo modo. Sì, allora, se stiamo, cioè ognuno la può pensare come vuole, ovviamente, no? Però adesso, se stiamo all'interno di una riflessione che ormai ho cominciato con il povero Nietzsche, che se mi ascoltasse direbbe ma lasciami in pace, perché non vorrebbe mai essere, l'ha anche scritto, non voglio diventare il mito di nessuno. E comunque, diciamo che considerare la natura come un insieme armonico è una sostituzione di Dio, no? Dio era prima l'armonia, quello che tutte, la provvidenza, la bontà,
e l'uomo era il peccatore che magari distruggeva il creato di Dio. Ora, morto Dio, abbiamo alcuni fanno della natura una religione, ossia la considerano come qualcosa di armonico, che è un qualcosa di superiore, una divinità, nient'altro che una divinità, e che rimane di nuovo l'uomo, diventa il peccatore, prima era peccatore, adesso diventa il distruttore. Io direi che è un darsi, come dire, un po' troppe mazzate sulla testa da soli, cioè diciamo che è l'uomo che considera, che dà un giudizio di armonia sulla natura e conseguentemente potrebbe dare un giudizio disarmonico su se stesso. La natura, adesso, ognuno la consideri come vuole, ma io difficilmente credo che un terremoto possa essere considerato armonico. Cioè, la natura, come tutte le leggi dell'universo, è un caos assurdo in cui l'uomo, con la scienza o con altre, diciamo così, costruzioni mentali, cerca di dare un ordine, cerca di comprendere, ma di qui a dire che la natura è armonica e che noi siamo la disarmonia mi sembra un po' darsi la zappa sui piedi, ma ognuno faccia come vuole. Anche qui però, per rispondere a Claudio, quindi la natura non va considerata come una religione, no, e di sicuro, se non siamo pazzi, dobbiamo stare alle sue regole, alle sue norme, dobbiamo avere per forza di cose un rispetto alla natura, una conoscenza per quanto c'è possibile della natura e il rispetto delle sue leggi. Quindi è chiaro che l'uomo dovrebbe fare un passo indietro in certe situazioni, ma non perché la natura è buona, armonica, giusta e l'uomo è il cattivo di turno. No, semplicemente perché viviamo in questo mondo, facciamo parte della natura e quindi è il nostro interesse, direi, viverci il meglio possibile rispettando la sua forza, così come, cioè, okay. un certo Bacone diceva: alla natura si comanda solo obbedendole. Ok, a questo proposito, senza andare a divinizzare, no, voglio un po' recuperare quanto diceva Alessandra. È indubbio, scientificamente parlando, che nel caos della natura però esistano degli elementi in equilibrio armonici, ad esempio gli habitat, e se sei un animale che distrugge un habitat fai un grande disastro. In questo senso, quindi, noi dobbiamo fare un percorso di consapevolezza, lo prendo perché l'hai detto tu, no? Giusto? Sì. Sia senza divinizzare, ma riuscendo a interiorizzare quali sono le realtà che abbiamo intorno, giusto? Allora, torniamo terra a terra. I viaggi sono utili a questo percorso di consapevolezza? Perché ce n'è arrivato finalmente un bellissimo film in cui c'è un viaggio e questo viaggio forse crea consapevolezza. Vediamo un po' qual è. Allora, film. Ale, vai tu, leggi che è lunghissima, vai tu, sì. Okay. Allora, film The Secret Life of Walter Mitty, nel quale il protagonista, che lavora per una rivista e che vive di sogni che lui stesso considera irrealizzabili, viene licenziato dopo essere stato accusato ingiustamente di aver perduto la foto da inserire nel prossimo numero della rivista. Non avendo più nulla da perdere, intraprende un viaggio estremo alla ricerca del fotografo che aveva fatto la foto e scopre così la bellezza di vivere appieno la vita. Me lo ricordo, molto interessante questa citazione, grazie Francesca, ma ce n'è un altro paio. Leggi un po', Ale. Into the Wild. Maria Caponi ci consiglia il film Into the Wild. Visto anche questo, conosco bene la storia. Andrea, tu lo conosci? Questo per fortuna sì, quell'altro no. Okay. Ah, l'altro non l'hai visto? No. Andiamo al prossimo. Saranocco, Interstellar di Christopher Nolan. Allora, questo sì che è il viaggio più lungo in assoluto, Interstellar. Sì. O anche più breve, dipende, perché torna indietro, no? Sta sempre lì. Allora, diciamo, uso cambio aggettivo, più ampio, perché sì, non è solo nello spazio, ma è anche nel tempo, Interstellar, quindi è davvero molto complesso come viaggio, e c'è un profondo cambiamento, in effetti, del protagonista in questo viaggio. Allora, abbiamo citato tre film, Into the Wild, Interstellar, The Secret Life of Walter Mitty. Siete pronti e liberi, Alessandra e Andrea, prendete spunto da uno di questi tre film e fatemi un bel commento. Io lascerei la parola a Alessandra, basta che non mi rubi Interstellar, che è l'unico che ho un po' più presente. No, io in realtà
che ho visto è Into the Wild, quindi... Bene, allora tu parla di Into the Wild, Paolo parla di quell'altro di che non so che è, e io parlo di Interstellar, dai. Allora, no, posso far iniziare voi così riordino un attimo le idee? Ah, come no? Io vai. Devo iniziare lei per riordinare le idee, anch'io. Beh, allora vado io. Ecco, Secret Life di Walter Mitty. Molto interessante, grazie di nuovo Francesca per averci ricordato questo film. E abbiamo il classico personaggio che è fantastica in continuazione. Fa cose strabilianti, ma le fa solo ad occhi aperti, sognando realtà in cui si vorrebbe proiettato, ma non ha il coraggio di affrontarle. Sai una cosa, Andrea? Sai una cosa, Ale? Noi potremmo essere in questo senso un po' Walter Mitty, perché le comodità che ci arrivano con l'era digitale potrebbero impedirci di affrontare dei rischi, accomodarci. Avete questa sensazione addosso voi di essere un po' Walter Mitty? Beh sì, se dici, ripeto, io non l'ho visto il film, però se me lo dici in questi termini... di accomodarci, però Walter Mitty invece poi fa il viaggio e cambia, no? Abbiamo esatto, detto... come ci ha detto Francesca, c'è il cambiamento perché non ha più nulla da perdere. Se abbiamo qualcosa da perdere, noi che facciamo? Di solito non rischiamo. Sì, sì, sì. Questa, allora, guarda, se la metti su questo piano sono d'accordissimo. Cioè noi, tutte le nostre resistenze al cambiamento, purtroppo anche al cambiamento positivo, secondo me dipendono proprio dal fatto che sotto sotto temiamo di perdere qualcosa. E quindi non vogliamo rischiare di perderlo. E il che è forse anche un po' il contrario di quello che la natura nostra esigerebbe, no? Che è continuo cambiamento, ma dopo l'evoluzione, non so, tantissime cose ci hanno anche costretto al fermati, perché devi, non so, mettere su famiglia, perché devi educare un figlio e quindi devi avere dei valori stabili che non cambiano. Che ne so, tante stabilità sono anche necessarie, no? Per la vita di oggi. Però direi che è normale anche in una società che ci siano soggetti che rischiano e soggetti che invece portano avanti la stabilità, no? Ci devono essere tutti e due. La biodiversità e la psicodiversità in questo caso, no? Esattamente, sì. L'umanità funziona per questo, eh? Se no non funzionerebbe se pensassero tutti nello stesso modo. E questo scusa Andrea, tu hai 24 anni, quindi che farai? Abbraccerai i tuoi sogni oppure stai pensando di diventare impiegato di banca? Oddio, hai detto che l'impiegato di banca non sia un grande sogno, tra l'altro. No, no, ma poi io sono abbastanza votata a fare scelte azzardate, quindi inseguire una cosa che mi appartiene di natura, anche se forse adesso è il momento più statico della mia vita. Però in realtà pensavo che il cambiamento fondamentalmente è una componente intrinseca di ogni individuo, credo, quindi in ogni fase, che sia di mobilità assoluta o di staticità, c'è sempre un cambiamento in corso con cui bene o male dobbiamo fare i conti, e forse anzi nel momento di staticità è proprio il momento in cui noi dobbiamo confrontarci con noi stessi, e forse avendo meno distrazioni riusciamo anche ad attuare un cambiamento maggiore, perché ci ascoltiamo e ci capiamo forse meglio. Perciò non so, sono un po'... Brava, hai fatto il perfetto Ferroni della situazione. Ma io volevo sapere se tu hai un sogno. Dai, raccontaci che sogno hai. Ma non lo so, ma io nel senso di sogni ne ho avuti sempre tantissimi, però... Dicene uno, dai. Oddio. Vuoi andare all'estero? Andrai all'estero? Ma all'estero ci sono già stata, quindi in realtà dopo qualche tempo il mio sogno è diventato tornare a casa. E infatti è quello che ho fatto. E non so se ripartirò prima o poi, forse sì, forse succederà, perché bene o male quella sete di multiculturalismo un po' ancora ce l'ho, quella voglia di affrontare realtà diverse. Però appunto, adesso scusate, sembra una seduta terapeutica. Però appunto
adesso perlomeno il mio percorso è un po' quello di autoanalisi e di ricerca all'interno di me stessa. Infatti sono tornata a casa e sto cercando di capire che cosa voglio veramente, perché in realtà non l'ho mai capito. Quindi... Ok, Andrea voleva intervenire, sentiamolo. Non so, su questo? No, su questo che ha detto Francesca, come posso intervenire? È la sua vita, la sua attuale vita, cosa sta facendo, cosa vuole decidere? No, pensavo volessi intervenire, scusa, ho avuto un'impressione. Come posso intervenire su questo? Cioè, ognuno, questa è una sua condivisione di un suo momento, insomma. E... Forse allora, perché ho fatto un cenno come per dire, vedi, però alla fine vuole tornare a casa. Ah, ok. Per quello ho fatto questo cenno, quindi forse... Il viaggio prevede anche il ritorno. E questo tra l'altro mi evoca Interstellar, dove c'era un ritorno. Ok, viene citato un altro libro e film, io non l'ho visto, quindi non so bene come funziona il plot, Mangia, prega, ama, di cui comunque ho sentito parlare molto bene. Ok. E... Vi ricordo che abbiamo Into the Wild, Interstellar, pronti da commentare. Avete qualche commento? Intanto invito chi ci sta seguendo a postare, ripeto, la quest, film o libri in cui ci sia un viaggio e questo viaggio cambia i protagonisti, li rende diversi. Più consapevoli, adesso abbiamo detto. Allora, Interstellar era il mio, ma in realtà, dato che io sono un innamorato della fantascienza, e faccio quasi fatica a commentarlo perché quel film me l'ho proprio, come dire, goduto a livello proprio emotivo, di sensazioni, di immedesimazione, no? E quindi in realtà forse quel film per me, posso dire questo, è stato, come dire, un viaggio verso un altrove, una cosa assolutamente quasi inimmaginabile. Perché se anche avevo intrasentito, no, il fatto che la gravità cambia il tempo, il fatto di vedere come sia possibile una cosa che sia quasi impossibile da concepire, così mi ha un po' portato in un altro mondo. E in questo senso mi ha fatto anche pensare che tutte le nostre opinioni comuni in realtà non valgono poi così tanto di fronte alla realtà che ci sfugge. E ci sfugge perché la realtà, perlomeno per quel poco che ci rivela la scienza, è un qualche cosa di incredibile, è totalmente controintuitiva. Cioè, pensare che io posso diventare più giovane di mio figlio, per dire, è una cosa impossibile, no? Non ci si può neanche rendere conto, eppure è possibile, teoricamente, ma perché la realtà funziona così. E quindi, ecco, forse veramente Interstellar mi lancia una domanda, più che cos'è il viaggio, mi lancia che cos'è la realtà. E quindi a questo punto, che viaggio sto facendo dentro la realtà? Qual è il viaggio che io mi sto un po' inventando dentro una realtà che non conosco? Questo. Interessante, la domanda diventa meta viaggio. Ok, Alessandro, ti sono rimasti Into the Wild e Mangia, prega, ama. Ma Into the Wild era tuo però, Paolo? No, no, era suo, scusa. Mi sbaglio. Allora, riguardo Into the Wild, quindi è la storia di questo ragazzo che decide di ribellarsi ai valori della sua famiglia e della società. Quindi a questo materialismo spietato che governa la società e si rifugia in Alaska a vivere in mezzo ad una foresta su un camper. La storia penso la sappiamo un po' tutti. Dunque, da un punto di vista di principi, forse io penso che tutti quanti ci siamo sentiti abbastanza vicini a questo ragazzo, nel senso che è facile stare dalla sua parte e comprendere le sue motivazioni e tifare per lui mentre si guarda il film. Allo stesso tempo però io ricordo che questo film io non riesco neanche più a guardarlo in realtà, perché mi dà proprio questo senso di grandissimo malessere, perché immagino la forza indispensabile per fare una scelta tanto radicale come un totale isolamento dalla società, che deve essere una forza
attiva, ma dall'altra parte anche fortemente drammatica, fortemente tragica. Io ci vedo un grandissimo senso tragico in tutta questa storia. Ed infatti poi questa sensazione viene confermata dal finale, in cui, se non sbaglio, lui, sapendo appunto che stava per morire, lascia scritto su un foglietto che la felicità, scusate, non ricordo le parole esatte, però la felicità è condivisione, o comunque è poter stare insieme a qualcuno. E da lì appunto scaturisce un po' tutto il senso della trama, che per quanto ognuno di noi si possa battere per una giusta causa, la domanda finale è: vale la pena affrontare un sacrificio tale? Vale la pena sacrificare la propria vita all'interno di una società insieme ai propri simili, alle persone a cui siamo legati, per portare avanti sì, una giusta causa? Alla fine i principi valgono più della realtà e della vita. Molto interessante. Vuoi commentare, Andrea? Perché a me il commento che viene è che se quello che ha detto Alessandra si collega assai bene al percorso di consapevolezza che da individuale diventa collettivo. Perché, come diceva Alessandra, non puoi, come essere umano, non realizzare un viaggio che diventi qualcosa di significativo, se non è significativo anche per la società. Che dici? Sentiamo, c'è un commento? Anche viceversa, Cioè viceversa come funziona? Verbalizzalo. Nel senso che non puoi portare avanti un valore per la società che non sia anche un qualcosa di tuo profondamente consapevole e creduto vero, insomma. Ti ci devi riconoscere. Maria, grazie Maria, perché ci ha salvato e ci cita la corretta frase di Into the Wild. La felicità è autentica solo se condivisa. Che dici, Andrea? Per forza, cioè siamo esseri in relazione. Cioè noi, se la filosofia, diciamo così, se va a analizzare bene che cosa è l'essere umano, alla fine, con un certo filosofo, vabbè, che è inutile citare, però va a finire che trova un vuoto, maschere su maschere su maschere, e alla fine, tolta l'ultima maschera, non rimane nulla. Quindi siamo soltanto esattamente questa relazione, questo processo di soggettivizzazione, diciamo così, che passa attraverso il mondo in cui viviamo. E non ci basta, credo, la natura, cioè senza un essere con cui scambiare quello che al momento attuale è il nostro livello di comunicazione, e non possiamo assolutamente essere felici, questo è sicuro. Cioè siamo esseri in relazione. Senza relazione non esistiamo neanche noi, non è che esiste un io e un tu, esiste la relazione tra io e tu, quindi figuriamoci. Ok, abbiamo toccato un punto abbastanza profondo. Il viaggio è comunque un viaggio che diventa significativo laddove c'è relazione e consapevolezza riguardo quanto sia fondamentale la relazione. Allora torniamo più terra a terra per chiudere la nostra diretta, Figli di Tiresia, con Andrea Ferroni, grazie, della Scuola Popolare Filosofia, Alessandra Pennesi, del Laboratorio Macerata Teatro, in collaborazione con l'Università di Macerata. La domanda terra a terra per voi e per chi ci sta seguendo è: quando finalmente potremo tornare a muoverci liberamente? Quale sarà il vostro viaggio, tenendo bene a mente la consapevolezza e la relazione? Quale sarà il vostro viaggio? Dai, dite. Io, se vuoi, cioè, se Alessandra vuole dire subito qualcosa, se no... No. Così comincia e finisce Alessandra. Allora, io direi, per citare un altro dei miei cari filosofi fino a un certo punto, in questo caso perché è Jung, che il viaggio sarà sempre il viaggio tipico dell'eroe, diciamo così, che deve per forza di cose perdersi per poi ritrovarsi. E cito Jung, no? Non so, l'ho già detto, sto citando Jung, il viaggio dell'eroe, che è un viaggio psichico fondamentalmente, che fa sia l'umanità sia il singolo individuo verso un qualche cosa, e tendenzialmente poi deve sacrificare qualche cosa di sé durante questo viaggio per giungere alla meta.
deve perdersi, quindi diciamo così, morire in un certo senso, per poi rinascere. E questo sarà sempre questo il tema del viaggio. Beh, siamo a buon punto, perché come società ci stiamo perdendo, ci stiamo sacrificando, manca solo l'ultima parte, insomma, quella del rinascere nuovamente. Sperando quindi, che non arrivi prima il meteorite o il cambiamento. Esatto, comunque sei stato evasivo sulla domanda, quindi dove andrai a perderti? Dove? Dove andrò a perdermi io? Ah, scusa, ma allora l'avevo dimenticato. Cioè, nel senso l'avevo... Incorreggibile. Alessandra, tu dove andrai quando finalmente si potrà viaggiare? Non lo so, in realtà non ci ho neanche pensato, quindi assolutamente non ne ho idea, non sono in grado di rispondere. Probabilmente a suonare in un parco con qualche amico. Ok, io posso rispondere mettendo insieme anche i film. Mi piacerebbe andare ad Edimburgo, e quando penso ad Edimburgo mi viene sempre in mente un film dove c'è sicuramente un eroe che si perde, anzi un antieroe. Cioè, indovinate? Edimburgo, film, regista Danny Boyle, dai! Uno dei grandi film degli anni 90 che hanno anche creato, come dire, una specie di... un cult, un vero cult. Ma che è? Lo svelo? Ne resterà soltanto uno. Hanno indovinato? Vediamo se arriva qualche commento. Quando penso ad Edimburgo, penso sempre alla corsa di Renton in Trainspotting. Quindi... Allora, guarda caso, immaginavo. Tu, Alessandra, l'hai visto? No, perdono, no, non l'ho visto. Neanche ecco, vedi, Sara ha indovinato, Sara Nocco aveva indovinato prima che lo citassi, Trainspotting, esatto. E lì c'è pure un bel viaggio, te lo suggerisco, Alessandra. Ok, e vi saluto, potete continuare a commentare questa diretta di Figli di Tiresia, raccontandoci dove farete il prossimo viaggio e se questo viaggio ha le componenti che abbiamo tracciato insieme ad Alessandra e Andrea, cioè perdersi, sacrificare, ritrovarsi con gli altri. Ho sintetizzato bene? Mi piace. Ciao a tutti, ricordatevi che stasera c'è l'ottava puntata di 10 personaggi in cerca d'amore con Andrea Tropeano, che interpreterà Vitangelo, da un'opera di Pirandello che tutti conoscono, che è Uno, Nessuno, 100.000. E poi l'ultimo appuntamento, mercoledì prossimo, parleremo di un grande tabù, Hitler. Ciao a tutti. Wow, ciao, è presente con Andrea. Ciao, mi sono spaventato.